Claudio Bisio è legato dal 1992 alla moglie, l'ex giornalista e scrittrice, Sandra Bonzi, dalla loro unione sono arrivati i figli Alice e Federico. Stasera l'attore sarà tra gli ospiti di Splendida Cornice, show condotto da Geppi Cucciari in onda dalle 21 su Rai 3. Agli albori della carriera nel mondo dello spettacolo, quando cominciava ad ottenere i primissimi successi, Bisio incontra Sandra Bonzi nel 1987. I due si conoscono in un locale ed al termine della serata, l'attore si propone di accompagnare la giornalista che aveva bevuto qualche bicchiere di troppo. In principio il loro era un rapporto vissuto con leggerezza, per poi concretizzarsi dopo 5 anni, quando la loro storia iniziava ufficialmente. Nel 1996 è arrivata la primogenita Alice, seguita 2 anni dopo da Federico. Nel 2003 la coppia ha pronunciato il fatidico sì con una cerimonia tenutasi a Barberino Val d'Elsa, le ha volute lui, le candele, stava incendiando l'agriturismo dove abbiamo festeggiato le nozze, aveva raccontato la Bonzi nel corso di un'intervista. Claudio Bisio, chi è la moglie Sandra Bonzi? Bisio e la moglie hanno scritto un libro a 4 mani, doppio misto. Autobiografia di coppia non autorizzata nel quale hanno raccontato la loro vita di coppia. Sul concept del libro, la scrittrice aveva raccontato sulle pagine di Donna Moderna, quando Claudio va in tournée, io resto a casa con i bambini, e diventa difficile parlare con calma. Allora gli ho scritto una mail, una sorta di pagina di diario, in cui vestivo i panni della moglie un po' sopra le righe. Lui ha raccolto la sfida e mi ha risposto, nata a Bolzano nel 1964, Sandra Bonzi da oltre 30 anni vive a Milano. Laureata in scienze politiche, giornalista, ha lavorato nell'ambito della comunicazione in televisione, Fininvest Comunicazioni, Telepiù, Disney Channel, e nel cinema, Colorado, Alba Chiara Produzioni. Ha firmato numerose rubriche su periodici e quotidiani, GQ, Topolino, Witch, Donna Moderna, La Repubblica, e L'Unità. Nel 2022 e nel 2023 ha pubblicato con Garzanti i primi libri di una serie Crime 9 giorni e mezzo e Il mio nome è 2 di picche, entrambi opzionati per una serie TV.